La Russia è uno stato molto vasto che si estende sia nel continente europeo che in quello asiatico. La Russia europea si sviluppa a ovest dai Monti Urali. È lì che si trovano il fiume più lungo, il Volga, e il lago più esteso d'Europa, il Ladoga. La Russia asiatica, invece, si estende dagli Urali e dal Caucaso all'Oceano Pacifico. Ai confini meridionali della Siberia si innalzano le catene più elevate dell'immensa regione. La parte europea del paese si affaccia per due piccoli tratti sulle coste basse del Mar Baltico, mentre a nord è bagnata dai mari che compongono il Mar Glaciale Artico. A sud, invece, si affaccia sul Mar Nero e sul Mar Caspio, con coste basse e talvolta paludose. Al contrario, le coste asiatiche sono aspre e frastagliate. Quelle settentrionali del Mar Glaciale Artico sono basse, mentre le coste del Pacifico sono alte e rocciose. Il clima varia molto in base alla distanza dal mare e alla latitudine. Nella fascia nord è caratterizzato da inverni lunghi e rigidi, in quella centrale dal clima continentale e in quella a sud da temperature più miti. Il territorio russo è estremamente vasto, ma la densità di popolazione è molto bassa. Mosca, la capitale, sorge lungo il fiume Moscova ed è la più estesa area metropolitana europea. La piazza principale è la Piazza Rossa, dove si affaccia la fortezza del Cremlino. San Pietroburgo è la seconda città della Russia e il più importante porto commerciale del paese. Fra le sue attrazioni troviamo la fortezza di San Pietro e Paolo e il museo dell'Ermitage. Novosibirsk è la più grande metropoli della Siberia. Luogo di intenso transito, ospita un importante polo di ricerca scientifica. Ekaterinburg è il principale centro urbano della regione degli Urali. L'economia si basa sull'industria, ma la città è anche un polo culturale. Kazan, antica città fondata dai tatari, è un centro industriale, ma anche un luogo di grande interesse culturale. La Russia è tra i primi produttori mondiali di grano, orzo, patate e barbabietola da zucchero. Molto praticata la pesca, soprattutto nei mari artici. Per il settore secondario spiccano le attività di industria pesante, gli impianti energetici termici e idroelettrici, oltre ad alcune centrali nucleari e al sistema di oleodotti e gasdotti, che forniscono vari paesi europei. Il sistema terziario è attualmente in espansione, soprattutto negli ambiti del commercio, delle banche e delle telecomunicazioni. Celebre la ferrovia che attraversa tutta la Siberia, la Transiberiana. Il turismo è molto sviluppato per le due principali città, Mosca e San Pietroburgo. Fra le molte bellezze artistiche di San Pietroburgo spicca il Palazzo d'Inverno, progettato dall'architetto italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli come residenza dello zar Pietro il Grande. Oggi ospita l'importantissimo Museo dell'Ermitage.